Credo che la citazione che la professoressa Garuti ha fatto di Primo Levi sia stata molto opportuna, perché Primo Levi lavora su questo concetto di zona grigia con grande bravura, con grande senso di turbamento per quello che ha visto e per quello che ricorda, per la drammaticità del contesto a cui è riferita quella esperienza intellettuale, cioè di individuazione dell'esistenza di questa zona grigia anche dentro le proprie coscienze. Quindi una zona grigia alla quale non si appartiene singolarmente, ma che appartiene singolarmente a qualcuno, cioè che può condizionare i comportamenti, i modi di pensare di una persona che fino a quel momento non avrebbe mai immaginato di poter pensare e comportarsi in quel modo, ma lo fa perché costretta dalle circostanze o comunque molto e fortemente condizionata dalle circostanze. In questo caso l'idea di salvarsi, a che prezzo salvarsi? Noi non ci troviamo in un contesto del genere, anzi uscire dalla zona grigia è la condizione per salvarsi e per salvare. Però il punto di partenza di Primo Levi ci fa capire che il concetto di zona grigia ha molto a che fare con l'esercizio del potere, cioè la zona grigia è in gran parte un effetto di pressioni del potere, è una spinta a conformarsi a quelle che sono le direttive di un potere che può essere totalitario o che può essere invece non totalitario, ma sempre potere, e quindi secondo la famosa definizione weberiana capace di far fare a una persona delle cose che non condivide e che però progressivamente nel suo modello di comportamento, di orientamento. Se il potere riesce in questo progetto perché può elargire delle risorse a chi si conformi, può distribuire delle risorse, d'altra parte è il potere che le detiene, il potere che regola l'accesso a certe risorse privilegiate o no, possono anche essere risorse diffuse, è il potere che può infliggere delle punizioni. Non è sempre il potere che distribuisce risorse, che infligge punizioni, però è il potere che in sommo grado esercita questa funzione regolatrice dei comportamenti e del pensiero. Che cosa dà il potere? Offre denaro, naturalmente non in modo brutale come lo sto presentando, ma attraverso la concessione di benefici economici. Se ti comporti in un certo modo sai che potrai avere una gratificazione materiale anche in termini economici, che potrai avere, proviamo a immaginare mondi che conosciamo meglio, potrai avere un anticipo molto alto per fare un libro che tratti quell'argomento in un determinato modo. E noi sappiamo che le case editrici regolano gli anticipi non soltanto in relazione alle vendite immaginate, ma anche in relazione all'effetto che producono i libri. Puoi immaginare che il giornalista che prometta, non ufficialmente, ma attraverso i suoi comportamenti, di sapersi adattare a determinate richieste o a determinate sollecitazioni o speranze, avrà un contratto più ricco di quello che potrà avere al momento dell'assunzione un altro giornalista che non si contrapponga al potere, però non offra le stesse promesse e le stesse promesse di comportamento abbinate a una particolare abilità professionale. Sai che il potere può garantire anche un beneficio materiale che qualcuno può non approvare, ma se funzionano tutti i meccanismi della regolazione, in un approccio sociologico che qui non approfondisco,
la stessa sola partecipazione alla vita dell'elite riesce a diventare una gratificazione materiale. Frequenti e sei invitato agli incontri, alle cene, ai ricevimenti, alle feste delle persone che contano. Ricevi ogni tanto qualche segno di attenzione, ricevi testimonianze della tua inclusione. L'appartenenza alla zona grigia, così come l'abbiamo definita, può anche comportare la conquista di posizioni di potere. È notorio che il potere assorba al suo interno e nelle sue gerarchie più facilmente le persone che si conformano ai suoi dettami che non le persone che abbiano dato prova nella propria esperienza professionale di essere più indipendenti, più autonomi, più autonome o perfino controindicate per i progetti del potere. A chi affido delle funzioni di responsabilità? A coloro che mi danno garanzie. E le garanzie quali sono? Sono le garanzie che verranno rispettati gli statuti, le costituzioni, le carte dei valori, i codici etici che vengono elaborati e proposti per garantire la legittimazione di una società dal punto di vista culturale e morale? No, non quelli che si atterranno rigorosamente alla Costituzione, allo Statuto, alle carte dei valori, ai codici etici, ma quelli che si atterranno alle logiche del potere, che produce carte ma produce comportamenti, che premia la fedeltà ai propri comportamenti e non la fedeltà alle carte. Ho fatto una bella tesi di laurea recentemente in cui una studentessa ha indicato come per esempio la mafia premi chi è molto mafioso e porti i livelli più alti dell'organizzazione chi è molto mafioso, mentre lo Stato non porta i livelli più alti chi è molto fedele alla Costituzione. E che in questo stia un punto di forza dell'organizzazione. Viene attribuito prestigio, anche in cambio di prestigio si possono tenere certi comportamenti, ci si può adeguare. Il prestigio è diverso dal potere, significa essere circondati di considerazione sociale, di stima, percepire nella società che ti circonda una certa deferenza, che è il punto di arrivo di tante cose. Può essere la stessa notorietà una risorsa che il potere concede in cambio della partecipazione all'area grigia. Noi abbiamo intercettazioni telefoniche che inequivocabilmente spiegano come nel momento in cui in una determinata trasmissione televisiva si debba colpire un magistrato in viso al potere ci sia una rassegna di coloro che possono essere invitati e che non appartengono allo schieramento politico che si sta mobilitando, ma sono quelli che appartengono allo schieramento politico opposto, ma che si sa che parleranno in quel modo e che dunque verranno invitati, avranno notorietà, andranno in una trasmissione nazionale. Queste ricompense non sono sconosciute a coloro che partecipano alla produzione della pubblica opinione, ma sono conosciute, si sa chi viene invitato, in relazione a quali cose che si dicono normalmente si viene invitati. E se qualcuno tiene in particolare dunque alla risorsa della notorietà, più facilmente sarà propenso ad affermare le tesi che consentono di accedere alla risorsa della notorietà, o in termini televisivi o anche in termini di editoriali dei grandi quotidiani. Poi c'è un'altra risorsa che voglio sottolineare, perché non è denaro, potere, prestigio, notorietà, ma è il quieto vivere. È il quieto vivere, che è una grande risorsa, perché chi decida di non conformarsi alle aspettative di un potere, o di un potere molto forte, ramificato, denso, in genere subisce dei processi di stigmatizzazione. Non soltanto non ha potere, non ha prestigio, non ha notorietà, non ha denaro, no,
è condannato a vivere un processo di stigmatizzazione se le sue forme di partecipazione al discorso pubblico sono delle forme di partecipazione che possono essere nocive per il potere. Ci può naturalmente essere l'emarginazione attraverso il silenzio, ma c'è l'emarginazione attraverso stigmatizzazione quando il silenzio non sia possibile. Questo accade sul piano politico generale, ma accade anche nelle piccole comunità, dove non si può ignorare in un paese di 2.000 o 3.000 abitanti quello che dice la persona che non si conforma alle volontà di chi amministra il potere in quel comune. In quel caso la persona viene emarginata, la persona viene ridotta a disturbato o a disturbata mentale, esattamente come a livello generale l'intellettuale o il magistrato, il politico che non accetti gli schemi dominanti di comportamento può essere di volta in volta definito attraverso delle parole che vengono coniate apposta, c'è un vocabolario che serve a stigmatizzare i comportamenti devianti, che va dalla parola giustizialista alla parola moralista, sono tutti dei termini spregiativi contro cui un grande filosofo come Norberto Bobbio cercò di sviluppare la sua polemica nella parte finale della sua vita, proprio esattamente sulla parola, sul significato della parola moralista. Quindi c'è il quieto vivere, che cosa significa? Che quest'opera di stigmatizzazione non ti arriva addosso, che nessuno ti emarginerà, nessuno ti regalerà qualcosa, ma nessuno ti emarginerà. E anche questa non è una ricompensa, ma è qualcosa che funziona nello scambio che fai tra comportamenti possibili ai quali magari desidereresti attenerti e comportamenti vietati che sono vietati non dalla tua morale ma dalla morale altrui. Lo scambio lo fai nella logica di Levi con il tuo quieto vivere, non con la salvezza. Capite che ragioniamo di valori e di dimensioni che sono profondamente diverse rispetto al punto di partenza, ma è bene dire che c'è un cedimento per ottenere dei benefici. Quali sono i benefici? Sono benefici differenti che si possono anche sommare, può essere anche uno solo di questi. Come funziona questa distribuzione di risorse? E come funziona questo processo di stigmatizzazione? Non è mai, in genere, il frutto di una attività personale. Certo, può essere il singolo. Può essere il singolo che lavora perché questa zona grigia mantenga la sua capacità di determinare gli equilibri complessivi della società. Molto spesso funzionano delle reti fluide, sono reti di persone che si conoscono tra di loro, che hanno delle lealtà che possono nascere da una comune appartenenza generazionale, da una comune appartenenza politica, una comune appartenenza religiosa, a volte anche dalla reciproca consapevolezza di avere una certa necessità di coprire comportamenti pregressi, una rete di ricattabili che si aiuta nello sviluppo di decisioni pubbliche, per esempio, nella logica con cui funziona una attività di rilevanza pubblica. Non è un'organizzazione, è una rete fluida, sono persone che si intendono. Sono persone che parlano lo stesso linguaggio, persone che, per le quali quella parola, per esempio moralista, vuol dire la stessa cosa per tutti, non si discute che per loro voglia dire quella cosa, perché sono un popolo e quindi parlano un linguaggio, esattamente come ogni popolo parla un suo linguaggio. Possono essere reti fluide, ma possono essere anche delle organizzazioni informali, che hanno cioè una struttura non formalizzata ma che si è consolidata nel tempo,
che esprime alcune gerarchie che non corrispondono alle gerarchie formali, non corrispondono alle gerarchie di un'amministrazione pubblica, sono gerarchie dentro l'organizzazione informale, ed è per questa ragione che spesso troviamo sui giornali delle persone potentissime che non sappiamo nemmeno che esistano. Persone che hanno il potere di un ministro degli esteri che non sappiamo nemmeno che esistano, perché ci sono queste reti, queste organizzazioni informali all'interno delle organizzazioni formali. Dentro lo Stato ci sono le organizzazioni informali, non sono stabilite da nessuna parte, non c'è nessuna carta che ne prescrive, ne descriva l'esistenza, ma ci sono e sono molto potenti. Poi ci sono le organizzazioni di tipo formale, per esempio alcune logge massoniche, che determinano anche lì delle fedeltà, degli equilibri, dei movimenti che non corrispondono a un progetto in sé criminoso, ma corrispondono a una lealtà che va tenuta nel mantenere determinati comportamenti finalizzati a un interesse degli appartenenti, dell'organizzazione, la quale naturalmente media i suoi interessi con altre organizzazioni. Ed è per questo che possiamo pensare che nella zona grigia, oltre ai comportamenti personali di rete fluida, di organizzazioni informali e di organizzazioni formali, che possono essere anche criminali, ci stia una coalizione di poteri. Quindi anche la coalizione che si manifesta in determinati momenti, che orienta una decisione, per esempio la produzione di una legge, in una determinata direzione, esercita il suo peso dentro le strutture che sono formalmente accettate da una popolazione. Quindi la zona grigia è anche una natura sociale, una natura collettiva. È difficile che sia come in Levi una dimensione sociale della coscienza individuale. Ora, volevo provare a vedere allora, quali sono in genere i comportamenti, che tipologie di comportamenti possiamo avere e come possiamo sistemarli per renderci conto sia di come funziona la società, di come il comportamento criminale viene protetto dalla zona grigia, sia anche ovviamente degli spazi che ci sono per i cittadini. Qui era stato anche detto come uscire, ma vediamo. Ecco. Vediamo delle prospettive di classificazione, allora, dei comportamenti in grigio. Comportamenti in grigio si esprimono in tanti ambiti funzionali. Questo è semplicemente un tentativo di classificazione degli ambienti in cui possiamo riscontrarli. Perché? Perché ogni ambiente produce delle sue tipologie classiche di comportamenti di area grigia. Quindi gli ambiti politici, amministrativi, giudiziari, militari, repressivi, c'è il caso prima di Genova, polizieschi, industriali, commerciali, finanziari, professionali, li possiamo moltiplicare, gli ambiti intellettuali, gli ambiti educativi, gli ambiti religiosi, eccetera, eccetera. Diciamo che in ogni ambito riscontriamo proprio delle tipicità, su cui per ragioni di brevità non mi soffermo, dei comportamenti in grigio, come se ci fossero, quando ci sono i 100 fiori, ma ci sono anche i 100 comportamenti in grigio. È più interessante vedere quali sono le tipologie dei comportamenti. Ma ci sono dei comportamenti che sono di tipo realizzativo, cioè faccio una cosa che è utile per un progetto criminale, per esempio firmo una falsa perizia. Le perizie sono sempre discutibili, perché esiste in fondo la zona grigia, perché tutto è discutibile. Siamo in una società dove esiste libertà di informazione, dove non c'è il vincolo del mandato parlamentare, dove c'è libertà di pensiero, dove c'è libertà di insegnamento, dove il professionista è
l'ultimo titolare della veridicità delle cose che afferma, e dove è faticoso e costoso sostenere che la sua certificazione sia falsa, perché è così problematico, è così difficile riuscire a fermare questa modalità di comportamento dei professionisti nella zona grigia, perché la professione, l'esercizio della professione, fino a prova contraria difficilmente raggiungibile, autorizza a spendere in modo che con un valore erga omnes la propria parola. Firmo una falsa perizia, certifico che una persona, magari che un capo clan sta male, che sta morendo, che sta diventando cieco, e lo faccio uscire dal carcere. A me piace sempre ricordare, perché è una cosa su cui mi onoro di essermi lanciato per primo, finché recentemente è stato arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa, sulla vicenda dell'oculista di Pavia che dichiarò cieco il capo dell'ala militare dei casalesi. Dichiarandolo cieco lo fece uscire dal carcere di Cuneo, lo fece andare agli arresti domiciliari, da cui questo signore scappò ed, essendo cieco, tornò in campagna per uccidere 18 persone. Ecco, l'area grigia è questa cosa qui. È chiaro che ci possono essere, nell'area grigia, attenzione, non è che non ci siano comportamenti che costituiscono dei reati, ma sono reati che noi giudichiamo con una gravità inferiore. Una falsa perizia non è una rapina, una falsa perizia non è un omicidio, ma in questo caso una falsa perizia sono 18 omicidi. Bisogna allora capire che ci sono dei comportamenti che hanno una natura realizzativa, cioè io coopero con un comportamento che è difficilmente, può essere opinabile, ma è difficilmente riconducibile alla commissione di un delitto. Posso cooperare con delle decisioni, per esempio il Consiglio Superiore della Magistratura può decidere di inviare in un luogo dove c'è bisogno di magistrati particolarmente competenti e particolarmente quelli con la schiena dritta che non si fanno impressionare, di mandare invece un magistrato che è noto per la sua condiscendenza. Chi può discutere questo? È una decisione che viene presa nel nome della buona carriera del magistrato, nella necessità di turnazione, di non concentrare magistrati con le stesse caratteristiche nello stesso posto, di un pluralismo giurisprudenziale. Cioè ci sono tanti motivi con cui può essere motivata una scelta di questo genere. È una decisione. È una decisione naturalmente che è di natura collegiale, ma noi sappiamo che in questi casi le decisioni possono essere preparate proprio attraverso quelle reti fluide, proprio attraverso quelle organizzazioni informali che operano all'interno delle, in questo caso, di strutture pubbliche o private. Comportamenti omissivi. Qui non si decide, non si realizza. Attenzione, poi in ognuna di queste tipologie c'è una quota di fare, c'è una quota di decidere, cerchiamo di classificarli in base alla loro natura fondamentale. Comportamenti omissivi è un comportamento che sempre più viene evidenziandosi nei controlli, per esempio, della pubblica amministrazione sulla presenza dell'andrangheta nei cantieri e nei luoghi in cui si realizzano lavori pubblici, nei luoghi dell'edilizia. Ormai viene dimostrato che anche quando si sa, per una serie di indicatori che funzionano abbastanza automaticamente, che c'è il rischio che ci siano delle presenze di imprese legate all'andrangheta, che si omettono i controlli per non avere il problema di intervenire su ciò che si troverà nei cantieri andandoci la notte o il sabato o la domenica. Comportamenti omissivi su cui nessuno può intervenire. Come faccio a dimostrare che è voluto? Può anche essere, appunto, per quieto vivere, per non avere il problema di dover intervenire, magari di scontrarmi con il mio assessore. Comportamenti di tipo informativo, per esempio la trasmissione di informazioni. Può esserci una
un articolo di giornale che può essere richiesto. Tutti noi sappiamo che a volte vengono richiesti con certi tagli o a certe persone proprio perché servono a condurre, come facevo riferimento prima alla presenza televisiva, una certa campagna di opinione che serve a proteggere o a tutelare interessi illegali, e l'informazione viene data attraverso una opinione o attraverso una narrazione monca di un fatto, ma in modo tale che l'opinione pubblica riceva un'informazione che ne orienti i comportamenti in modo ostile nei confronti della persona che sta difendendo la legge. I comportamenti informativi, anche questi sono poco discutibili, c'è la libertà di informazione, io penso questo, sto scrivendo questo, chi me lo può contestare? E d'altra parte sarebbe grave immaginare che una società possa contestare gli articoli che vengono scritti trasformandoli in forme penalmente sanzionabili di complicità, perché sarebbe la fine della democrazia. Quindi noi stiamo parlando di comportamenti che a volte possono essere colpiti, altre volte non possono e non devono essere colpiti, perché c'è un interesse superiore che va tutelato, comunque che è proprio quello della democrazia. E ciò però non ci deve impedire di vederne la qualità e di sottoporli all'attenzione dell'opinione pubblica. Comportamenti di informativi non più di trasmissione ma di manipolazione, dei fatti, di manipolazione anche in termini di spiegazione di un atto amministrativo, nel momento in cui ci sia, facciamo conto di un atto, ci sia un sindaco di una società che vuole esercitare il suo controllo, un revisore di una società che vuole esercitare il suo controllo sui comportamenti che sono stati tenuti, e le informazioni relative a quelle scelte gli vengono date non complete, mancanti di un atto. Questa è manipolazione dell'informazione che induce il revisore o il sindaco di quella società a ritenere che non sia stata compiuta una scorrettezza grave. E questo è un comportamento molto frequente. Poi ci sono i comportamenti induttivi. In che cosa consistono? La persona che vorrebbe denunciare un fatto di cui viene a testimonianza e che viene indotta a non farlo, a volte perché ci sono degli interessi, sbagli la persona a cui vai a raccontare determinate cose, pensi che il tuo superiore sia una persona per bene e ti confidi innocentemente con questa persona, che però ti dà un consiglio diverso, non ti dice vai avanti, non ti dice fai la denuncia, non ti dice scrivimi una lettera, dice lascia perdere. Ma sei sicuro che sia accaduto questo? E incomincia magari a fare intravedere l'opera di stigmatizzazione che sarà compiuta successivamente. Vieni indotto, allora attraverso questi comportamenti, tu persona che vorrebbe non appartenere all'area grigia, a fare gli interessi dell'area grigia anche senza rendertene conto. Poi ci sono dei comportamenti interdittivi, impedisco che si venga a conoscere la verità, ti rifiuto dei documenti. A Milano per molto tempo si è affermato un diritto inesistente da parte delle aziende municipalizzate a fornire i documenti ai consiglieri comunali, i quali sono titolati ad avere quei documenti, ad avere le informazioni su quello che è stato fatto da aziende i cui vertici vengono nominati dal comune, anche se formalmente sono indipendenti, perché comunque consumano risorse pubbliche, denaro pubblico e forniscono servizi pubblici. Questi comportamenti interdittivi rientrano tra i comportamenti che non possiamo considerare reati, possiamo considerare a volte questioni discutibili, perché naturalmente ci si fa scudo della autonomia formale dell'azienda municipalizzata. Vale per tanti casi in cui anche in Parlamento i parlamentari non possono fare interrogazioni parlamentari su enti che usano quantità enormi di denaro pubblico, e però
il denaro pubblico viene usato senza che i rappresentanti del popolo possano avere delle informazioni su come viene usato. Ecco. C'è una strategia interdittiva che mette insieme la rete fluida, l'organizzazione informale o l'organizzazione formale. E allora, io propongo questa teoria dei gironi per capire che come funziona la società. Allora, direi c'è un primo girone che è quello dei comportamenti criminosi, che è quello che sta nel centro, chiamiamolo il crogiolo criminale. Lì dentro si commettono consapevolmente i reati, lì dentro si producono, si realizzano i progetti criminali. Poi c'è un secondo girone che è quello di comportamenti che sono direttamente funzionali allo svolgimento dei comportamenti criminosi, dove c'è una intenzionalità. È un girone che costeggia quello precedente, gli sta tutto intorno. I comportamenti sono finalizzati intenzionalmente a favorire la buona riuscita dei progetti criminosi. E sono quelli che abbiamo indicato prima, quelle tipologie, decisionali, interdittivi, omissivi. Non sono comportamenti di cui non si conosca il senso, la capacità di integrarsi dentro un progetto più generale. Lo si fa sapendo, con un grado di consapevolezza che varia, cioè puoi avere una consapevolezza strategica, puoi avere una consapevolezza molecolare, ma sai qual è la finalità del tuo comportamento o la finalità che altri potranno dargli. C'è poi un terzo girone che è quello dei comportamenti direttamente funzionali, ma dove non c'è la intenzionalità. Facciamo questo esempio: viene richiesto di trasferire un commissario di polizia che è particolarmente scomodo per dei clan camorristici. E sapete che questo funziona spesso, c'è la telefonata al proprio referente politico, il referente politico telefona al ministero. Questo commissario sta dando fastidio, sta creando problemi all'economia locale, bisogna trasferirlo, i posti di lavoro, la crisi, qui questo ci farà chiudere le aziende e a un certo punto, anche perché i voti si prendono, decideranno che questo commissario deve essere trasferito. Questo rientra in un comportamento che nel momento in cui si sappia qual è la ragione della richiesta, rientra nel secondo girone, perché c'è una intenzionalità, si partecipa. Ma può non esserci questa intenzionalità. Tu puoi non renderti conto del perché. Ti si dice che è un commissario che sta ponendo dei problemi perché è uno che usa le maniere spicce, che in paese è molto chiacchierato perché pare che abbia l'amante. E a te sembra una cosa assolutamente naturale che a quel punto ci sia una incompatibilità ambientale e lo fai trasferire, ma non ti pone il problema del perché in quella zona ti venga fatta la richiesta di allontanare il commissario. Non te lo poni perché non hai, non perché sei complice, perché non hai l'intelligenza per portelo. E allora questo terzo girone richiama necessariamente, poi i miei studenti lo sanno, richiama necessariamente l'apologo di Giovanni Falcone. Giovanni Falcone, che nella sua intervista magistrale a Marcel Padovani spiega, raccontando l'incontro di un suo collega con Frank Coppola, che quando questo collega domanda a Frank Coppola che cos'è la mafia, Frank Coppola gli risponde: signor giudice, immaginiamo che sia libero un posto di procuratore per una procura della Repubblica, e che concorrano un magistrato molto preparato e intelligente, un magistrato molto legato ai partiti di governo e un magistrato cretino. Vincerà il cretino, questa è la mafia, questo risponde Frank Coppola al giudice. È l'apologo del cretino, Cioè il terzo girone è quello dei cretini, è quello di coloro che non capiscono, di coloro che promuovono il giudice incapace invece che quello più capace. Per
perché gli si racconta una, gli si dà una motivazione credibile, è quella del, ma mettiamolo anche così, del del preside che pensa che discutere di legalità o di correttezza nelle scuole sia una cosa inutile, che esca dai compiti pedagogici della scuola perché non sta scritto nei programmi ministeriali, non lo fa perché per cattiva fede, per complicità, è che non ci arriva, non lo capisce. E, il, e purtroppo la società è fatta di gente che non ci arriva. Quindi il tema è, quando si parla del quieto vivere, si parla anche di una categoria scientificamente importante. Io adesso uso la parola cretino, ma il cretino è una categoria scientifica per analizzare la realtà. Poi c'è il quarto girone, c'è il quarto girone che è quello dei comportamenti che sono indirettamente funzionali. Gli altri sono direttamente funzionali ma non intenzionali, questi sono indirettamente funzionali ed è il modo in cui in una società si ragiona. Guardate, questo quarto girone è decisivo per decidere quali sono i, i confini che una società definisce tra il giusto e l'ingiusto, tra il lecito e l'illecito. Sono i movimenti morali, i movimenti culturali, i luoghi comuni, quelle che Bobbio chiamava le ovvietà culturali. Sono queste cose che si formano nel quarto girone e c'è una proporzionalità diretta tra ciò che succede nel quarto girone e ciò che succede nel primo. Allora, questo può indurre a uno scoramento, dice, ma se ci sono tutti questi gironi è difficile uscirne perché noi pensiamo che ci sia soltanto il primo. In realtà, come potete vedere, il terzo e il quarto girone, quelli sì, assolutamente sono a totale disposizione nostra. E quindi possiamo cambiarne il contenuto, possiamo prosciugare i contenuti negativi in modo tale da riorientare i rapporti di forza.